Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella grande chiesa intitolata a San Pio da Pietrelcina. Oggi qui perché vogliamo parlarvi di fede. Lo facciamo grazie a Padre Marcellino Iasenzaniro che ha raccolto una serie di testimonianze su quelle che erano le convinzioni di Padre Pio sulla virtù della fede. Attesta a sua nipote, Pia Forgione Pennelli, ricordo che una volta zio disse: «La fede è il dono più grande che Dio può fare ad un essere umano. Bisogna saperla coltivare e tenerla ben stretta». Mario Frisotti invece osserva: «Un mio conoscente gli fece esplicita richiesta di ottenere la fede. Padre Pio gli rispose: «Figlio mio, la fede è un dono di Dio, ma chiediamola con cuore fiducioso. E quando l'avremo ottenuta, facciamo attenzione a non perderla». Quante volte invece, scrive Anna Benvenuto, vedova Panicali, mi disse nei colloqui al confessionale: «Ricordati che è necessaria tanta, ma tanta fede». Se questo diceva a me, immagino quanta fede ha avuto lui, alimentata dalla preghiera, dall'unione con Gesù e Eucaristia e da una tenera devozione alla Madonna. Una volta proprio Adolfo Affatato gli chiese: «Padre, tu mai hai visto il volto di Dio?» E Padre Pio si fece serio e gli rispose: «Dio non ha volto, è luce. Più l'anima è candida, più si avvicina a questa luce». Un giorno Padre Pio in confessione proprio a Mario Montanari gli disse: «I tuoi professori all'università non ti hanno saputo esporre bene il concetto di Dio. Ora ascoltami, Dio non è solo nei ragionamenti, Dio è anche lontano, è severo, è geloso. Per conoscerlo devi pregare, insistere, bussare, poi egli si rivelerà in tutta la sua luce». Anche Padre Gabriele Bove scrive: «Ho conosciuto Padre Pio all'età di 15 anni e sono rimasto un anno a San Giovanni Rotondo con lui. Era il padre spirituale del collegio e ogni sabato mi confessavo da lui. La prima volta mi rivolse delle parole di incoraggiamento, poiché mi sembrava di essere proprio abbandonato da Dio, e mi disse: «Figliuolo, siamo noi che abbandoniamo Dio, lui non ci abbandona mai». E poi, per terminare, una figlia spirituale osserva: «Padre Pio era un uomo di tanta fede da inculcarla in tutti coloro che lo avvicinavano. Ho potuto constatare la fede di Padre Pio quando, in occasione della crisi dell'azienda di mio padre, lui invitava ad avere sempre fiducia, fiducia nel Signore che aiuta i deboli. E spesso ripeteva: coraggio, coraggio, abbi fede».